che sicuramente è una tipologia di bambini che può trovarsi a incontrare nel suo percorso professionale. Sempre di più l'attenzione su questa tipologia di bambini e di ragazzi è aumentata, costituiscono circa il 5% della popolazione, quindi è sicuramente una fascia, una tipologia di bambini e di ragazzi che va attenzionata. Tant'è vero che già nella prima edizione del master diversi psicologi si sono iscritti proprio per approfondire le conoscenze su questa tematica, perché poca è la formazione specifica per gli specialisti del settore su questo argomento. Tant'è vero che quest'anno abbiamo inserito un modulo specifico all'interno del master per approfondire la parte più legata al lavoro emotivo e psicologico con questi bambini e con questi ragazzi, proprio per rispondere alla richiesta degli specialisti del settore. Possibile, sì, che ci siano le cosiddette misdiagnosi, cioè delle diagnosi poco precise che confondano alcune delle caratteristiche della plusdotazione con dei disturbi che possono anche essere presenti in alcuni bambini e ragazzi plusdotati, ma che invece in altre situazioni costituiscono semplicemente un'espressione di disagio legato a una plusdotazione non riconosciuta e non adeguatamente attenzionata. Sia rispetto alla categoria degli psicologi che poi a quella dei docenti, si sta lavorando e già il CNOP ha stilato le linee guida per gli psicologi per appunto l'intervento e la valutazione per gli studenti e i bambini ad alto potenziale. Quindi sia gli insegnanti che gli psicologi dovranno necessariamente anche confrontarsi con le nuove direttive, che emergeranno dalle linee guida, e quindi sarà importante, essere preparati su questo, e il master si focalizzerà anche su fornire questa tipologia di informazioni per far sì che il lavoro sia degli psicologi che dei docenti sia coerente con quanto indicato dalla nuova normativa e dalle linee guida. Quella dell'inserimento di un modulo specifico rivolto agli psicologi che vogliono approfondire tutte le caratteristiche legate agli aspetti emotivi, relazionali e di comportamento dei bambini e dei ragazzi gifted, perché appunto manca la formazione su quest'area specifica e già diciamo da più fonti è arrivata richiesta di approfondimento di questo argomento, e quindi è stato inserito un modulo specifico sugli aspetti psicologici, emotivi e comportamentali di bambini e ragazzi plusdotati.